Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Il disegno di legge sull'abolizione del finanziamento ai partiti torna in commissione. Qual è la posizione della Lega Nord? La posizione della Lega è molto chiara, il contributo deve essere solo volontario da parte dei cittadini e basta con il finanziamento a pioggia che sono stati dati in questi anni, perché hanno creato delle distorsioni e hanno agevolato dei usi impropri dei soldi pubblici. I soldi pubblici devono venire spesi per le cose serie di questo paese, i soldi ai partiti non devono più essere dati e che i partiti si devono mantenere con chi sono i militanti, con chi vuole dare comunque una mano, perché altrimenti vediamo cosa succede anche nel PD, perché nella carta dei valori del PD, secondo me, si sono dimenticati una parola, masochismo, perché sono dei masochisti che bisticciano tra di loro e mandano al sfacelo questo paese. Però auspichiamo che ci sia almeno questo accordo della maggioranza per far dimostrare qual è la sua posizione sul finanziamento pubblico ai partiti, perché noi siamo chiari, il Movimento 5 Stelle è chiaro, anche il Movimento di Selle, chiaro, è contro l'abolizione del finanziamento pubblico, ma l'hanno detto, sono chiari. A me non piacciono quelli che dicono, per demagogia, siamo favorevoli all'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e dopo con mille stratagemmi del palazzo riescono a rinviare queste leggi. Se veramente non vogliono cominciare oggi per mille motivi che noi non condividiamo, che veramente sia il primo punto della settimana prossima e si cominci, anche perché se veramente si comincia con questo provvedimento, con un accordo dicendo che finché non finisce non si fa niente in questo Parlamento, forse la maggioranza è costretta a trovare un accordo, perché se no vuol dire prendere in giro i cittadini. Qualcuno cerca di raccogliere la percezione della volontà degli elettori in modo assolutamente lecito, che so, attraverso le primarie, qualcun altro fa le quirinarie in rete, insomma ognuno ha il proprio mezzo. Io però volevo sottolineare che magari oggi potremmo anche cercare di far tutti un passettino indietro e pensare alla gente che magari cerca di dare un segnale, come gli operai delle acciaierie che oggi bloccano le strade. Anche quello è un modo di partecipazione, di segnale politico-democratico, e che però dovrebbe essere per noi la priorità, e non mi sembra che il ministro oggi abbia quello in mente come priorità, ma abbia altre priorità. La nostra priorità è quella di ascoltare la gente che è senza lavoro e che oggi esprime il dissenso bloccando le strade. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.